Prima di passare all'ultima domanda, vediamo di ottenere una relazione molto importante negli esercizi, che è questa, cioè il campo elettrico uguale alla differenza di potenziale diviso D è la distanza fra i punti. Allora, vediamo come si ricava e poi vediamo che significa. Si ricava confrontando la prima e la terza, delle formule per calcolare il lavoro della forza elettrica. La prima formula era forza per spostamento per il coseno di 0. Quindi forza per spostamento, QE per AB, forza elettrica. La terza formula era, l'abbiamo vista prima, era questa qua, UA meno UB, la differenza dell'energia potenziale, quindi QVA meno VB. Se noi le confrontiamo e uguagliamo questi due membri, visto che rappresentano entrambi il lavoro, Q si semplifica, la carica, e quindi rimane E per AB uguale VA meno VB. Ricaviamo a questo punto il campo elettrico. VA meno VB fratto AB. Allora, che significa questa formula? Vuol dire che il campo elettrico si può vedere anche, si può calcolare come differenza di potenziale 150 volt nel nostro esempio, 150 volt diviso la distanza fra questi due punti che era 30 centimetri. Quindi vuol dire che il potenziale è calato di 150 volt in uno spazio di 30 centimetri. E infatti ritroviamo i famosi 500 newton su coulomb che avevamo all'inizio. Infatti 150 volt diviso 0,30 metri fa 500 volt su metro. Volt su metro è uguale a newton su coulomb, cioè un modo diverso di scrivere la stessa cosa. Infatti, volte su metro moltiplicando e dividendo per coulomb, volte per coulomb fa joule. Basta ricordare questa formula, no? Coulomb per volt fa joule, diviso metro per coulomb. Ma joule ricordiamo anche che è l'unità di misura del lavoro e dell'energia. Quindi, essendo del lavoro, si può calcolare forza per spostamento, quindi joule è newton per metro. Metro si semplifica e quindi otteniamo newton su coulomb. Quindi questa è la dimostrazione che volte su metro è equivalente a newton su coulomb. Quindi abbiamo ritrovato che il campo elettrico è 500 newton su coulomb. Però l'abbiamo ritrovato con una formula diversa. Cioè non abbiamo raddoppiato il campo elettrico di una lastra, come detto all'inizio. Abbiamo invece utilizzato un'altra formula, la differenza di potenziale tra due punti, A e B, diviso la distanza tra i punti. In generale questa formula si potrebbe scrivere così, differenza di potenziale in modulo diviso la distanza fra i due punti. E questo è il disegno che rappresenta questa formula. Abbiamo due punti, in questo caso sono A e B, sono distanti d. Tra di loro c'è una differenza di potenziale perché il potenziale in A è più alto, il potenziale in B è più basso e la differenza di potenziale tra A e B è di 150 volt. Allora questa formula la interpretiamo così. Il campo elettrico certamente lo possiamo vedere come generato dalle due lastre cariche, infatti è così, ciascuna lastra genera il suo campo, i due campi si sovrappongono, quindi il campo elettrico è sicuramente generato dalle lastre cariche. Campo elettrico nel condensatore, ma possiamo anche vederlo generato dalla differenza di potenziale, cioè possiamo anche immaginare che il campo elettrico sia generato da un potenziale che diminuisce. Se c'è un potenziale che cala nello spazio e cala di una certa quantità di volt in un certo spazio, per esempio 30 centimetri, allora dividendo questa differenza di potenziale diviso i centimetri tra i punti troviamo l'intensità del campo elettrico. Quindi è come se il campo elettrico fosse generato dalle differenze di potenziale, cioè fosse generato da un potenziale che cala ed è rivolto sempre nel verso in cui il potenziale diminuisce. Quindi, siccome qui il potenziale è più alto a sinistra in A e più basso a destra, il campo elettrico va da sinistra a destra. Quindi il campo elettrico è generato dalle discese di potenziale. Attenzione che non conta solo di quanti volt diminuisce il potenziale, quindi 150 volt, ma conta anche in quanto spazio questo potenziale diminuisce, perché se i 150 volt diminuiscono in uno spazio molto ristretto, allora il campo elettrico è più intenso. Per esempio, in questo disegno si vede la stessa caduta di potenziale, 150 volt, ma anziché avvenire in 30 centimetri tra A e B, per esempio, avviene in 15 centimetri. Quindi immaginiamo una caduta di potenziale più ripida che avviene in 15 centimetri. Allora il campo elettrico ha un'intensità doppia, è doppio rispetto a prima, quindi anziché 500 volt su metro sarà 1000
volte su metro, perché la stessa TDP, 150 volte, cala in metà dello spazio. Quindi quello che in realtà conta per dire quanto un campo elettrico è intenso è quanto rapidamente cala il potenziale. Quindi una diminuzione di potenziale molto ripida, in questo caso è più ripida di prima, allora più è ripida e più il campo elettrico è intenso. Finalmente possiamo rispondere adesso all'ultima domanda, la TDP tra le armature del condensatore. Prima invece l'avevamo calcolata tra due punti A e B. Utilizziamo la formula che abbiamo appena visto. Noi in questa formula conosciamo il campo elettrico, sono 500 volte su metro, è il campo elettrico dentro il condensatore. Sappiamo anche le armature quanto sono distanti, prima D era la distanza fra i punti A e B, invece adesso applichiamo questa formula con una distanza maggiore, non più di 30 ma di 40 cm. Infatti 40 cm è la distanza tra le armature, prima l'avevamo applicata utilizzando i 30 cm tra A e B. Ora la applichiamo con 40 cm e l'incognita è delta V. Quindi è l'incognita delta V tra C e D. C e D sono le due armature distanti 40 cm. Facciamo la formula inversa e per D, quindi campo elettrico per la distanza CD per 40 cm. Campo elettrico lo sappiamo, la distanza 40 cm e troviamo 200 volt. 200 volte quindi è la differenza di potenziale tra l'armatura positiva C e l'armatura negativa D. Possiamo anche immaginare quindi, spostandosi all'interno del condensatore da un'armatura all'altra, un potenziale che cala, che sull'armatura positiva vale 200 volt, poi nel punto A vale 175 volt, poi in questi 30 cm tra A e B perde il potenziale 150 volt, quindi da 175 passa a 25 e infine nell'ultimo tratto perde gli ultimi 25 volt per arrivare a 0. Quindi vediamo che tra C e D c'è stata una caduta di tensione, si chiama anche caduta di tensione o caduta di potenziale, di 200 volt. Invece tra A e B c'è stata una caduta di potenziale di 150 volt. Del resto era anche intuitivo che noi dovevamo trovare 200 volt tra C e D, perché basta fare la proporzione. Se il potenziale cade di 150 volt in 30 cm, in 40 cm cadrà i 4 terzi, cioè cadrà 200 volt. Per concludere guardiamo le ultime righe del file, in particolare la formula che abbiamo detto prima, che il campo elettrico si può vedere come generato dalle differenze di potenziale. Qui il campo elettrico è 500 volt al metro, significa che ogni metro il potenziale cala 500 volt. Allora ogni centimetro, volendo farlo in centimetri, calerà 5 volt. Quindi la TDP perde 5 volt per ogni centimetro che uno si sposta a destra. 500 volt su metro corrisponde a 5 volt al centimetro. Infine ci sono le figure. Cominciamo dall'ultima, si vede appunto questo potenziale che cala andando dall'armatura positiva a quella negativa, si vede la particella che scivola giù lungo la discesa di potenziale, particella che lo fa perché è spinta in realtà dalla forza elettrica. Forza elettrica è questo vettore verde che nasce perché la particella sente il campo elettrico che è presente in quel punto. Campo elettrico è rappresentato da queste frecce rosse. Siccome poi la particella sente anche il potenziale che si trova all'interno del condensatore, il potenziale generato dalle lastre, allora interagisce con questo potenziale. Q per V è l'interazione della particella col potenziale e con questa interazione la particella acquista energia potenziale elettrostatica. Infine in questa figura sono rappresentati anche i cosiddetti piani equipotenziali, sono queste linee tratteggiate, sono tutti piani paralleli alle lastre e su ogni piano il potenziale vale lo stesso valore. In che senso? Nel senso che sul piano coincidente con la lastra di sinistra il potenziale su tutta la lastra vale 200 volt, sul piano passante per il punto A il potenziale vale 150 volt, sul piano passante per B vale 25 volt e sul piano coincidente con la lastra negativa vale 0 volt.